Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. In questi giorni avviene l'incontro storico in Russia tra Putin e Kim, il presidente della Corea del Nord, stato che non si piega alle politiche imperialistiche, stato che resiste all'imperialismo statunitense, stato che per questo viene da tempo ostracizzato e diffamato come rogue state, stato canaglia, da quella civiltà del dollaro che si permette di ergersi a supremo giudice della storia universale, assegnando patenti di legittimità o illegittimità ai vari stati che popolano il mondo. È un incontro importante, non perché la Corea del Nord di per sé sia una potenza alla stregua dell'Iran o della Cina, che sono dalla parte di Mosca, evidentemente, ma per il fatto che è un segnale fortissimo di come la Russia, lungi dall'essere isolata, come vanno ripetendo urbi e torbi gli autoproclamati professionisti dell'informazione, che meglio sarebbe definire gli araldi del consenso liberale atlantista, ebbene la Russia non è affatto isolata, anzi continua a stringere alleanze o a rinsaldare quelle già in essere. E questa è una prova ulteriore a suffragio del fatto che la Russia non è affatto isolata e che anzi sta costruendo intorno a sé un mondo multipolare, un'area di resistenza all'imperialismo statunitense che passa naturalmente anche dai BRICS e non da ultimo anche con dal legame con la Corea del Nord. Uno Stato resistente, non disposto a piegarsi alle politiche imperialistiche di Washington. Si è spesso detto che la Corea del Nord vergognosamente non rinuncia all'arma atomica, come se invece gli Stati Uniti d'America rinunciassero all'arma atomica. Per inciso, la Corea del Nord non ha sganciato ad oggi, per quel che sappiamo, bombe atomiche su nessuno Stato. Gli Stati Uniti d'America, per quel che ne sappiamo, ne hanno sganciate due, Hiroshima e Nagasaki. E quindi forse, se riconsiderassimo seriamente quale è realmente lo Stato canaglia, forse potremmo, a una lettura attenta e non ideologicamente condizionata, avere dei risultati diversi rispetto a quelli che solitamente si hanno quando ci si limita a ripetere pappagallescamente l'ideologia dominante washingtoniana.